Pazienti in piazza a Massa Finalese, flash mob di protesta per avere il loro medico di base. Martedì mattina, nel pieno rispetto delle regole anti-coronavirus, una decina di pazienti del dottor Serafini hanno improvvisato un flash mob di protesta davanti all'ambulatorio che si trova in via Statale Modena. I pazienti hanno esposto diversi cartelli in cui esponevano la loro rabbia per quel che sta accadendo a Massa Finalese. Da lunedì il dottor Andrea Serafini andrà in pensione e non è previsto che nessuno venga a sostituirlo. 900 pazienti resteranno senza medico di base perché nessuno prenderà il posto di Serafini. Quel che preoccupa di più sono i 50 pazienti allettati, malati cronici, che da lunedì non avranno più visite domiciliari. Chi andrà da loro? Al momento l'unica opzione in campo è che i 900 massesi si spostino tutti sui medici di base di Finale, visto che quelli che operano a Massa sono già pieni. Ma Finale è lontano, non per tutti è praticabile, specie per chi è allettato ed è impossibilitato a spostarsi da casa. La rabbia è tanta. È ora di vergognarsi, perché siamo senza dottore, io non ho possibilità di andare a Finale Emilia. Per cui è una vergogna, perché noi siamo sempre stati sotto da Finale Emilia ed è ora di darci un taglio, ma un taglio grosso. Noi vogliamo il nostro dottore. Deve servire al popolo, alle persone anziane, poi i nonni in particolare, che oramai sostituiscono e gestiscono in parte i nipotini. Quindi ha bisogno di cura, ha bisogno di avere una cosa vicina. Molti dei pensionati non hanno neanche più la macchina. Prendere la corriera è una difficoltà, non ferma all'ospedale. Quindi ci sono delle problematiche che vanno migliorate. A Massa Finalese abbiamo il problema che siamo senza medici e nessuno ci ha pensato prima. Dicono tanto di mettere il medico di famiglia sul territorio e dargli più impegni possibili perché siano con la cittadinanza e poi fai in maniera di toglierli, è una cosa che non sta in piedi. La cosa che veramente mi ha impressionato, che non sapevo, che un dottore si può rifiutare di andare in un posto dove la USL dice che ci vuole. Perché la USL dice nel tal comune ci sono 6 dottori, quindi siamo a posto. Ma un momento, ognuno va dove gli pare, non è possibile. Tu il posto al collocamento, se tu ti vai e non ti presenti, vai fuori dalla porta. Lo devono fare anche con un dottore, non lo so, noi però siamo per strada. Mio marito non guida più perché ha dei problemi, io ho già l'età che non so fino a quando potrò guidare. A Finale io non ci vado perché noi abbiamo bisogno di un medico qui da noi, qui a Massa, da noi. Non abbiamo bisogno di andare a correre a destra e a sinistra, abbiamo dei problemi e non è giusto per niente. La cosa più importante in questo momento necessita assolutamente un medico di base che sia presente sul territorio proprio per il problema del coronavirus, perché si sa che se uno lo prende all'inizio non c'è bisogno dell'ospedalizzazione, quindi assolutamente servono i medici nel territorio.